Curare il verde urbano è un segno di civiltà. Dovrebbe essere un comportamento diffuso di tutti i cittadini prendersi cura degli spazi verdi della città, poiché è di fondamentale importanza. Che si tratti di un giardino, un parco pubblico o un'area privata, il verde va amato e tutelato. Perché è così importante il verde urbano? Un tema caro a Paolo Cavallaro, consigliere comunale del Fratelli d'Italia. La cura del verde urbano è un elemento di estrema importanza per la città e per la vita quotidiana dei suoi cittadini. Innanzitutto migliora l'aspetto estetico della città, fornendole spazi verdi particolari e suggestivi. Questa mattina ho indirizzato agli uffici comunali una specifica richiesta per sapere chi è la ditta che si occupa di preservare il decoro urbano, della cura delle piante messe a dimora nei vasi posizionati nelle strade, in particolare di Ortigia, della manutenzione dei grandi vasi posti sul ponte Umbertino, del prato messo a dimora davanti alla porta marina. Ovviamente la problematica può essere estesa a tutte le altre parti della città, dichiara Cavallaro. Chi amministra deve essere sempre ispirato alla politica del buon padre di famiglia, deve curare gli spazi pubblici con la stessa cura con cui tratta i beni propri, la propria casa. Non c'è dubbio che nessun amministratore desideri che il prato della propria villetta secchi e provvede senz'altro alla corretta irrigazione. Nessun amministratore a casa propria lascia le piante secche nei vasi oppure gli stessi vuoti, oppure non provvede alla minima manutenzione passando qualche colpo di pennello per ripristinare la pittura ormai distaccata, osserva Cavallaro. E invece ciò che è normale in tante altre città, a Siracusa sembra un eccesso di zelo, un capriccio, un volere esagerare. Invito sindaco e assessori che stanno investendo a modo loro e spesso in modo molto estemporaneo e confuso nella strategia turistica dell'isolotto di Ortigia a percorrerlo a piedi con i propri dirigenti e assessori del settore e, lasciando per un attimo la frenesia quotidiana, ad annotare tutte le criticità e i luoghi dove è necessario intervenire per ripristinare il decoro. Sono certo che tanti scoprirebbero angoli mai visti e brutture sempre viste ma davanti alle quali non si sono mai soffermati. Questo fa un buon padre di famiglia, un buon amministratore.